Non voglio. Non ne ho voglia di registrare questo video. Non ne ho proprio assolutamente voglia. Dico solo che è schifo. Perché a me vengono queste malsane idee di fare questi annunci all'interno di altri video dove dico che vado a registrare determinati video che poi non ho voglia di fare? Non per colpa mia, ovviamente, ma... Partiamo. Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringy Luca. E ragazzi, io dico sul serio che non volevo registrare questo video. È da stamattina che penso ad altri video che potrei portare qui sul mio canale di giovedì, ma non mi vengono idee e quindi non posso far altro che registrare questo, anche se l'idea di registrare questo video andando a parlare di una serie TV non mi fa impazzire. È vero, questo Trono di Spade per me è stato veramente catastrofico, ovvero l'ottava stagione per me è stata catastrofica, non mi è piaciuta per niente. Ma parliamone. A partire dal fatto che gli Immacolati si sono moltiplicati, come anche i Dothraki, vabbè, lasciamo perdere. Verme Grigio non ha fatto praticamente nulla. Beh, Jon Snow poteva almeno provare ad ucciderlo, a sfidarlo, invece di fare il polipo, come ho detto nel precedente video, che se ve lo siete persi vi lascio qui in alto nelle schede. Ma ragazzi, è stata veramente brutta, perché Verme Grigio doveva almeno andare a riferire a Daenerys quello che Jon Snow aveva fatto nella scorsa puntata, ovvero cercare di tradirla, cosa che poi effettivamente non è riuscita a fare, ma... Tu sei la mia regina, tu sei la mia regina. Oramai Jon Snow è diventato quello di tu sei la mia regina, perché in 8 stagioni, in 6 puntate, ha detto praticamente solo quello. E Daenerys Targaryen? Daenerys Targaryen che viene uccisa con un pugnale mentre si stanno abbracciando, anzi si stanno baciando, non si rende conto che Jon va a sciabolare la sua, il suo pugnale per andare ad ucciderla? Ma veramente stiamo facendo? Ma ragazzi, qui ci stanno veramente prendendo in giro, perché questi dettagli uno spettatore li va a notare. Come fa Daenerys a non rendersi conto che Jon ha la mano vicino al pugnale cercando di prenderla per poi ucciderla? Ma veramente, siamo seri? Siamo seri? Almeno quando arriva il drago va a sciogliere il trono. Beh, era una profezia che io avevo pensato, che il trono effettivamente veniva eliminato definitivamente, ma siamo entrati in democrazia ormai. Il drago ha sciolto il Trono di Spade. Ma volete almeno farci vedere che Jon Snow effettivamente è un Targaryen e che non è un polipo effettivamente quello che è? Perché il drago poteva almeno cercare di bruciarlo, facendoci poi capire che effettivamente Jon Snow non brucia perché è un Targaryen, e invece nulla, se ne sta lì fermo, buono, che non parla, non dice nulla. Ah, che disastro. Per non parlare poi del fatto di Arya. Arya per me è stata quella che è forse la chiusura migliore sotto il punto di vista cinematografico. Ma tutta la scena del cavallo bianco, lei è la donna della morte col cavallo bianco, non è servita a nulla. Poteva almeno andare ad uccidere lei, Daenerys, avrebbe avuto leggermente più senso, invece di Jon che se la bacia e poi la accoltella. Ma veramente stiamo facendo, ragazzi? Qui ci stanno veramente prendendo per i fondelli. L'avevo detto che non avevo voglia di registrare questo video, lo sapevo che io andavo solo a parlarne male. Ma che cosa posso farci? Quindi ragazzi, chiudiamo qui. Chiudiamo qui e andiamo a vedere un po' sotto il punto di vista cinematografico, le scene, eccetera, come è stata questa sesta puntata del Trono di Spade, ovvero la chiusura del Trono di Spade. Beh, il fatto che ognuno, diciamo, è ritornato il cerchio, si è chiuso il cerchio di com'era un po' l'inizio, ovvero Sansa è diventata la regina del Nord, Jon Snow è andato effettivamente al Nord, alla barriera dove non avrebbe più senso fare il Guardiano della Notte, quindi se ne va con i Bruti, e abbiamo Arya, che per me è il punto di vista più interessante, perché appunto Arya se ne va a fare l'esploratrice, quindi per me lì si potrebbe aprire una nuova serie dove Arya effettivamente scopre delle cose veramente molto molto interessanti, ma non sono qui io a dover dire di andare a registrare un'altra serie inerente ad Arya. Già si dice un po' in giro che ci sarà una serie inerente a quello che è stato effettivamente il Re della Notte, come è nato e tutto il resto appresso.
serie che secondo me sarà piuttosto interessante se solo seguissero un filo logico e arrivassero a una conclusione leggermente migliore di quella che è stata Il Trono di Spade. Parliamo un po' di quella che è stata la conclusione finale che ha fatto un po' più discutere tutti, ovvero Bran sul trono. Beh, per quanto riguarda il mio punto di vista, può starci, perché è una posizione piuttosto neutrale. Bran deve stare lì, non ha fatto nulla durante l'ottava stagione, ma deve stare lì un po' ad essere quello democratico, perché effettivamente è diventata una democrazia Il Trono di Spade, ma io ce lo vedo piuttosto bene lì seduto sul suo trono effettivamente. Per quanto riguarda le scene invece, beh, sotto questo punto di vista le ultime due puntate dell'ottava stagione sono state veramente fuori di testa. Credo che hanno raggiunto dei budget per registrare queste due puntate veramente spettacolari, che sono elevatissimi, fuori di testa, con delle tecniche cinematografiche veramente spettacolari. Ma detto questo, ragazzi, io non voglio andare più ad influire su quello che è stato effettivamente Il Trono di Spade, perché io non vedo l'ora di ricominciare a vederlo fino alla settima stagione, perché l'ottava stagione per me è stata veramente quella che ha distrutto Il Trono di Spade. Ma firmo la petizione per andare a registrare l'ottava stagione, perché sicuramente vorrei vedere un finale un po' più strong per quanto riguarda Il Trono di Spade, cosa che lo è sempre stato, mentre questo è stato un finale da romanzo, se proprio vogliamo dirlo. Quindi ragazzi, io non faccio altro che salutarvi e rimandarvi all'altra puntata che vedrete il mese prossimo su un'altra serie TV, perché del trono non voglio proprio più parlarne. E quindi io vi saluto e vi dico che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale qui sotto, attivare la campanellina delle notifiche, lasciare un bel commento facendomi sapere voi cosa ne pensate dell'effettivo Trono di Spade, come è finito, eccetera eccetera. Lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.